Questo artista mi fa morire. Chi è? James Friedman, il troll di Photoshop. Troll in senso buono. Che cosa fa James Friedman? Praticamente è un fotografo bravissimo e a cui chiedono di modificare delle foto. E lui lo fa, però lo fa appunto trollando le persone. E con dei risultati veramente esilaranti. Andiamoli a vedere. Allora, queste sono tradotte tutte dall'inglese. Ehi, prima di tutto i tuoi lavori sono di primo ordine. Ho scattato questa foto della mia famiglia a Natale, ma il telefono era troppo in basso. Puoi cambiare angolazione? Grazie. E si vede la foto con loro visti dal basso verso l'alto. Certo, si vede la foto con il lampadario mentre si vedono solo le teste sotto, bellissimo. Ehi James, adoro il tuo lavoro, potresti cambiare lo sfondo attuale in questa foto in cui siamo io e il mio ragazzo con un giardino? Cioè la richiesta è quella, cioè, potresti cambiare la foto dove siamo noi con un giardino? Per favore e grazie, sicuro? Il giardino con tanto di staccionato. Ciao James, mi chiedevo se potessi modificare il corrimano delle scale in questa foto. Amo il tuo lavoro, grazie. Quasi di aiuto. Bellissimo. Ciao James, adoro questa foto. Sono curiosa di vedere come sarebbe con una cascata sullo sfondo e magari un po' di verde in più. Risposta di James Friedman: potrei aver esagerato un po' con il verde. Sembra che io abbia una persona sulla testa, puoi rimuoverla? Certo, è un gioco da ragazzi. Madonna, tremendo questo. Ciao, ho trovato una bella foto di me, ma ci sono anche altre persone. Sono il ragazzo a destra. Puoi cancellare gli altri? Ho provato a farlo da solo, ma la mia foto photoshoppata non è venuta benissimo. Vorrei avere una foto in cui sono solo. Puoi farlo? Ecco qua, lasciate le persone. Lui sta lì dietro praticamente, si vede sullo sfondo da solo. È bravo, per fare queste cose. Ciao James, spero che tu stia bene. Ho appena sparato con una pistola per la prima volta e speravo potessi farmi sembrare una specie di agente. Grazie, sicuro. Male per lui che non ha specificato che tipo di agente. Cioè, con il cartello. Agente immobiliare. Ciao James, l'unica foto decente che ho con la mia ragazza è quella in cui siamo con Darth Vader. Puoi sistemarla? Sistemata, la ragazza è Darth Vader. Ciao James, posso chiederti un favore? Ho scattato una foto formale, ma a quanto pare ho sbagliato il colore della cravatta. Puoi cambiare il colore della mia cravatta in un semplice nero? Certo, però ci sta la giacca rossa, dai, molto meglio. Ah, questa. Puoi rimuovere il ragazzo dietro? Sì. Allora, le mani, bisogna vedere che c'è quello che sta proprio dietro dietro, che gli allunga la mano in modo. Va. Ma no, come fa? Ciao Jamie, le foto che crei sono così professionali, sono francese, vorrei sapere se puoi inserire il temporale alle nostre spalle. Come vuoi. Ma poi le foto sono bellissime, i risultati, cioè comunque bravissimo. Potresti renderla più interessante? Sicuramente. Questa è bella, fortissima. Ah, sono tutte belle, comunque i risultati sono esilaranti. Wow, questa. Ciao James, siamo una banda hard rock formosa. Puoi darci un aspetto più metal? Non fatevi sorprendere dalla pioggia. L'aspetto metal. Ciao James, il mio ragazzo dice che sembra molto vecchio in questa foto. So che farai del tuo meglio, ti voglio bene. Certo, hai invecchiato lei, invece di ringiovanire lui. Mamma mia.
Ciao James, amo il tuo lavoro. Puoi togliere i miei capelli dalla faccia del mio fidanzato senza farmi calva? Grazie. Certo. Papà, bravissimo, bravo. Puoi togliere la mano sul mio seno? Grazie. Certo. Invece togliere la mano. Ha abbassato il seno. Tremenda questa foto. No, vabbè, questa. Ciao James, puoi far sembrare il tizio sullo sfondo, guardate il tizio sullo sfondo, più felice? Fatto! Ha invertito i posti, bravissimo. Ciao James, puoi far sembrare che il mio ragazzo sia anche lontanamente felice di essere con me? Grazie, lontanamente felice. Ma... Ciao James, il tuo lavoro mi fa morire. Puoi aiutarmi con questa foto? È molto carina, ma sembra che mi manchi un braccio. Lui dice, cosa stai nascondendo lì dietro? Gli ha tolto anche l'altro. Ciao James, mi piace molto questa foto di me, ma potresti mettere la città più a fuoco? Certo. C'è da dire che adesso la città è perfettamente a fuoco. Che troll. Ciao James, puoi farlo sembrare più pericoloso? Vai e distruggi. Questa è bellissima, cioè gli ha sostituito le scarpe con dei calzini bianchi con i sandali. Ciao Jamie, mi hanno fatto questa foto ed è molto bella, però dato che indosso una camicia bianco brillante mi fa sembrare i denti macchiati di giallo. Puoi fare qualcosa? Certo, gli ha tolto la camicia, però gli ha anche sbiancato i denti. Ciao James, mia madre è un po' religiosa e mi piacerebbe molto mostrarle questa foto del mio viaggio ad Amburgo, in Germania. Puoi per favore coprire la statua nuda? Fatto, ha coperto con i suoi stessi vestiti poi. Bellissimo, li ha tolti da una parte e li ha messi all'altra. Ma è bravo, bravissimo. Ehi hey James, puoi aggiungere una sacca nella mia mano destra? Certo, ho cambiato anche lo sfondo. Ciao, amo il tuo lavoro, puoi rimuovere tutti gli elementi extra? Fatto. Tutto. Ciao, puoi rimuovere il palo davanti a me? Certo, naturalmente. È caduto tutto togliendo il palo. Vale. Ciao James, questa è una foto di me e la mia ragazza in vacanza. Potresti togliere la mia mano dal suo fianco? Penso che sembri un po' strana. E cioè, la mano di lui sul culo della ragazza. Sicuro, adesso c'è la mano dall'altra parte, però dietro c'è un altro che gli sta palpando il culo. Ciao dalla Turchia, James. Ecco la mia foto in cui si è inserito un mio amico. Puoi farlo sparire? È una potenziale foto per il profilo e lui l'ha rovinata. Quale amico? Se guardiamo bene, è diventata una statua di roccia, bellissimo. Poteva semplicemente toglierlo, invece no, ha fatto un capolavoro. Ciao James, mi fai sembrare un cattivo ragazzo. La polizia sta arrivando e gli ha messo un cartello dietro. No occhiali da sole, no tatuaggi, no barbe. Bellissimo. Ciao James, adoro il tuo lavoro, amo questa foto, ma stupidamente non tenevo l'uno nel modo giusto. Puoi sistemarlo? Sistemato, 1771, l'ha anche invecchiato. E questi erano i divertentissimi scatti di James Friedman. Se anche voi hanno fatto ridere quanto hanno fatto ridere me, lasciatevi un like e scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Se ancora non sei iscritto al canale La Soffitta di Pippo, mi raccomando, iscriviti per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui. Ciao!